Buongiorno, Mimmo Calopresti, regista di romanzo Radicale. Della serie lei è anche autore e ha collaborato alla sceneggiatura. Sì. Ci parla un po' di quale ricerca è stata fatta per arrivare a delineare appunto Marco Pannella e anche come poi ha lavorato con Andrea Bosca per... Raccontare Marco Pannella era complicato perché è una storia molto lunga, avventurosa oltretutto, da giovane è andato in Francia, è tornato, poi è entrato nella politica italiana con grande forza, ha cambiato il paese perché ha fatto due momenti fondamentali, quella del divorzio e soprattutto di trasformazione e di modernizzazione del paese. Quindi c'è voluto un lavoro con gli sceneggiatori di avvicinamento continuo, no? Di storia, no? Poi di immagini che saranno state girate, no? Quindi un lavoro proprio di ricerca, in cui è venuto fuori un Pannella tra il pubblico e il privato molto molto complesso, no? Non era una persona delineata, no? Ha fatto la politica, no, lui viveva in mezzo alla gente, per strada, ha fatto il giornalista, ha fatto qualunque cosa, quindi... E in più ha vinto, che è una cosa che non capita facilmente. Quindi un personaggio da raccontare, nelle sue contraddizioni magari, però come un personaggio affascinante e vincente, perché lui ha portato nella politica il livello, diciamo, della passione, non del sentimento, ma della passione, cioè del fatto che l'amore, la vita individuale delle persone, i loro diritti erano più importanti di tutto il resto. E quindi arrivare a delinearlo è stato un po' complesso, però è vero anche che è così un personaggio così affascinante che è anche bello raccontarlo, ecco. Poi. E farlo con Andrea è stato facile perché Andrea è un grande lavoratore, Andrea Bosca, quindi anche lui si è molto, molto lavorato per entrare dentro questo personaggio. E, a un certo punto era difficile perché mettersi in uno stesso film la finzione e la realtà, no? Quindi compariva il Pannella vero, che era un gran bel tipo, affascinante, simpatico e vincente, no? Cioè, rischiavi di essere molto dietro di lui. Invece Andrea ha cominciato a lavorare, a cercare i gesti, le cose, a cercare un modo di essere, e ha funzionato. Ok, va bene, grazie. In bocca al lupo per il film, per la serie, anzi. Grazie. Grazie.